Si è svolto domenica 14 maggio a Venaria Reale il campionato regionale di pista piana delle categorie giovanissimi e esordienti, valevoli per la qualificazione ai giochi di società Bruno Tiezzi a livello nazionale, che si svolgeranno nel giugno prossimo venturo. Ha rappresentato la città portando i saluti del sindaco e presenziato le premiazioni l'assessore allo sport e politiche giovanili Antonella Bentivoglio De Fritto. Siamo alla scuola Don Milani per una giornata di sport e di sole con l'ASD Vittoria Pattinatori. Oggi prove aperte e gare in libertà per consentire a tutti i ragazzi di assaggiare uno sport davvero speciale che consente, come è lo sport in genere, di essere non soltanto un qualcosa per la salute, per stare bene, ma è una forma di educazione, una forma di vita. Grazie per quello che l'Associazione Vittoria Pattinatori sta facendo, in quanto il coinvolgimento dei ragazzi è forte. Speriamo presto di riuscire a fare anche una sorta di gemellaggio con i ragazzi e i giovani della scuola di mountain bike e della scuola di atletica, perché sarebbe bello riuscire a fare una giornata a tre con la Vittoria Pattinatori. In qualche modo di grande gioventù sportiva di Venaria Reale. Tutte queste attività vedono noi, amministrazione, la Giunta Falcone, l'assessorato allo sport, davvero entusiasti di tutta questa energia. Grazie al presidente Ceccato, grazie al responsabile di Venaria Ivano Voghera, ai ragazzi, agli atleti e ai loro maestri, ai loro allenatori e anche ai giudici che con grande passione ed energia dedicano tantissimo tempo per aiutarli a portare avanti questo sport. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per i ragazzi di avvicinarsi a questo sport, come ha spiegato Angela Zaino, vicepresidente Associazione Vittoria Pattinatori Torino. Tutta la nostra storia, abbiamo sempre gareggiato nella specialità corsa, da quest'anno abbiamo anche aperto al freestyle, di cui vedete tutti i nostri campioni, sia nazionali del 2016, sia alcuni dei regionali di quest'anno. Abbiamo voluto fare questa giornata promozionale per far vedere a tutti i nostri piccoli nuovi atleti che stanno incominciando a fare i nostri corsi promozionali com'è la specialità del freestyle e la specialità della corsa. Li abbiamo portati qui a Venaria apposta per utilizzare una palestra e fare un percorso tipo roller cross in cui si vedono tutte le abilità e le capacità tecniche dei ragazzini. Speriamo per il futuro di poter sviluppare sempre di più questa specialità che comunque è molto divertente ma anche molto atletica e che prepara e di preparare futuri campioni italiani e chi lo sa anche internazionali. Per avvicinarsi al pattinaggio devono semplicemente avere tanta voglia di divertirsi e di mettersi in gioco e di imparare delle specialità chiaramente atletiche. Noi siamo una società, ci trovate sul sito www.vittoriapattinatori.org, su Facebook, su Twitter, ci trovate in tutti i social, ci telefonate, ci scrivete, siamo disponibili a ospitarvi in tutte le palestre in cui avremo a disposizione nel prossimo anno. Recentemente l'associazione ha aggiunto la tecnica freestyling curata dall'allenatore Piero Tomatis. Vi presento oggi il freestyle, il pattinaggio freestyle, che è una specialità della corsa. Praticamente noi abbiamo delle discipline fatte con conetti, salti, abbiamo la parte musicale che è lo style, abbiamo la parte di frenate che praticamente si chiamano slide, che sono delle frenate fatte in velocità e con delle figure ben classificate. Oggi qua abbiamo la parte, diciamo, promozionale del Vittoria Pattinatori. Cosa posso raccontarvi? Nella nostra società ci sono due campioni italiani, Federico Vietti e Alice Tomatis. Abbiamo tre atlete che hanno partecipato al Mondiale di Torino, che sono Ilaria Massapinto, Alice Gavioli e Alice Tomatis. Numerosi giovanissimi, eppure già campioni, come Ilaria Massapinto e Alice Tomatis. Sono Ilaria Massapinto, ho 19 anni, pattino da circa 11 anni. Ho partecipato a molte competizioni, tra cui ho fatto parte della nazionale, quindi ho partecipato ai mondiali qui a Torino.
E, a livello italiano sono, negli ultimi anni sono salita molte volte sul podio, arrivando principalmente al terzo posto. E, a livello regionale ho 5 titoli regionali nell'ultimo anno. Io sono Alice Tomatis, ho 13 anni e pattino da quando avevo 6 anni. Ho fatto parte anche della nazionale italiana e ho fatto i mondiali insieme a Ilaria e un'altra nostra compagna di squadra. Nell'ultimo anno ho vinto i campionati italiani nelle slide e ho fatto seconda nello Style Classic. Ho come quasi tredicenne Federico Vietti. Mi chiamo Federico Vietti, devo fare 13 anni e sono campione di Coppa Italia e campione italiano. Quando hai cominciato? 4 anni fa. Come ti sei avvicinato a questa disciplina sportiva? Un giorno avevo provato a pattinare, mi è piaciuto, allora ho iniziato. Adesso a cosa parteciperai? Ai campionati italiani e a di nuovo Coppa Italia.